campo partenti con la macchina che tra pochi metri lancerà i concorrenti, lo fa in questo istante, la velocissima Ouread che si proietta subito in avanti saltando Nubia dei Grippi, poi Nelita Kaff in terza posizione, davanti a Nadira al largo Lido d'Alfa, ancora Nirvana e le Masterpiece, One Cool Crystal, Nola Lung. Io sul cronometro ho 12.8 per i primi 200 metri e ho la sensazione che Oreade si sia un po' scatenata. Vediamo i 400. 27.5, sì, si è proprio scatenata. E vuol farsela tutta ad un fiato, ha preso un gran bel vantaggio sugli inseguitori capeggiati da Nubia dei Grippi, un vantaggio che si sta incrementando. 600 iniziali in 41.7, sarà il caso di spiegarle che c'è ancora tanta strada da fare, ma Oreade non ne vuol sapere. E va via di gran lena, a questo punto Nelita si libera di Nubia e cerca di riguadagnare qualcosina alla fuggitiva, la quale ha chiuso gli 800 in 57 scarso. Si va verso l'imbocco della curva conclusiva, Oreade in vantaggio, Nelita che si lancia all'inseguimento, gli altri molto più lontani, il primo chilometro sul piede dell'1:11.2. Metà della curva conclusiva, Oreade è sempre in chiara evidenza, sono almeno 5 se non 6 le lunghezze di vantaggio su Nelita Kaff quando siamo a 400 alla conclusione, i tre quarti di miglio in 1:26.3, ora Beppe comincia a girare il frustino, Nelita che si avvicina, arrivano anche gli indiani, siamo in retta d'arrivo, Oreade lunga, Nelita la raggiunge, la incalza, la appariglia e poi passa, Nelita Kaff in vantaggio. Nubia dei Greppi che prova ad avvicinarla di dentro, al largo finisce bene Nirvana L, Nirvana guadagna, poi al ciglio esterno anche One Cool Crystal, le battute conclusive e sul palo Nelita e Nirvana in linea, poi One Cool Crystal, Nubia dei Greppi. 1:58 scarso. Vediamo da questa inquadratura, non mi sbilancio prima di averla vista. Visto l'errore precedente. Grazie. Nelita, Nirvana alla rimonta. È stretta. Forse ancora Nelita, ma se lo è di pochissimo. È un arrivo veramente stretto. Terzo posto per One Cool Crystal, quarto posto per Nubia dei Grippi. Quindi il giudice d'arrivo avrà ancora del lavoro per stabilire chi sia il vincitore di questa ultima corsa, arrivo molto stretto fra Nelita Kaff e Nirvana L, rispettivamente con Edoardo Moni e Pietro Rappa. Il tempo intorno all'1:13.5, la quota per Nelita Kaff sarebbe di 2:53, quella per Nirvana L di 14:96. Con questo è tutto per oggi, vi ricordo ancora per venerdì prossimo l'appuntamento con le corse a Grosseto, al Casalone, si inizia alle 20:30, ci sarà la corsa Tris, il premio Banca Monte dei Paschi di Siena e poi ci saranno due condizionate per i puledri di 2 anni, il premio Mario Tolomei per le femmine e il Luigi Ponticelli per i maschi. Tutto ciò venerdì prossimo, 26 luglio, all'ippodromo di Grosseto, al Casalone. E con questo è tutto per oggi dall'ippodromo di Pininfarina. A tutti la più cordiale buonanotte da Via Ghiberti.